Eccoci. Allora, vogliamo partire dagli argomenti che avete affrontato questa mattina in riunione. Si deve anche parlare del piano degli investimenti, ne avete iniziato a discutere. Il piano degli investimenti, diciamo, sarà il punto successivo. Oggi abbiamo adottato delle importanti decisioni rispetto al ruolo, al rafforzamento del ruolo del Consiglio di competitività, al fatto che questo Consiglio dovrà diventare uno, diciamo, abbiamo adottato degli strumenti importanti per la gestione delle politiche industriali per il futuro e soprattutto il rafforzamento del Consiglio competitività e quindi anche di un nuovo ruolo del High Level Group per quello che riguarda le politiche di mainstreaming, quindi quello che sarà un sistematico, diciamo, impatto sulla competitività di tutte le decisioni che verranno assunte, e questo è un messaggio anche naturalmente forte rispetto alla nuova Commissione che si andrà a insediare. Quali strumenti? Oggi abbiamo definito che il Consiglio Competitività dovrà diventare appunto un organismo. In primis oggi c'erano credo più di 20 ministri che hanno partecipato al Consiglio e quindi c'è stata una larghissima partecipazione. Un grande consenso sul fatto appunto di avere bisogno di un Consiglio Competitività che si rafforzi, che naturalmente veda nella High Level Group un organismo tecnico che a questo punto con un programma di lungo lavoro e quindi traguardando, diciamo, un orizzonte temporale sufficientemente lungo riesca a creare, diciamo, dei documenti tecnici sui quali poi basare naturalmente un mainstreaming e anche appunto delle analisi di impatto non solo macro ma anche microeconomico, che in qualche modo a questo punto indirizzino e vengano date, diciamo così, delle indicazioni su quelle che sono le ripercussioni. Ministro, queste sono ore decisive in Italia anche per la discussione sull'articolo 18. Come interpreta queste aperture che sono arrivate in parte dalla CGIL, dalla Camusso, che ha detto sediamoci e discutiamo per capire quanto deve durare questa fase, diciamo, preliminare per i nuovi contratti prima di avere la tutela dell'articolo 18? Beh, lo interpreto appunto, come dice lei, come un'apertura a una discussione, quindi mi sembra positivo. Quindi è evidente che diciamo, c'è una proposta che il governo ha fatto, che ha in mente, cioè un processo che comporterà naturalmente di avere anche la possibilità naturalmente di raccogliere quelle che possono essere delle differenti visioni, diciamo così, il che poi non significa alla fine appunto non arrivare a prendere decisioni. Lo interpreto come un segnale appunto di disponibilità a fare delle valutazioni e a condividere, diciamo così, un percorso di analisi. Scusi, sulla competitività. C'è stata una discussione politica sul livello di coordinamento, sulla qualità del coordinamento, su chi decide, su come i paesi, diciamo, riferiscono a Bruxelles, diciamo, il vostro consesso, l'idea Draghi sostanzialmente. Beh, abbiamo detto un po' tutti che ci vuole un miglior coordinamento di tutte quelle che sono le politiche che possono impattare direttamente appunto sull'economia reale, che non bastano soluzioni solo nazionali, o meglio, delle soluzioni nazionali possono essere a maggior ragione più forti se vengono armonizzate in un contesto europeo. E proprio questo è il ruolo del Consiglio Competitività, cioè quello di creare uno strumento che sulla base di analisi e di dati e di analisi tecniche anche riesca a dare delle indicazioni molto chiare, ex ante e non ex post, su quelle che possono essere, diciamo, delle scelte, delle strategie, delle politiche, naturalmente avendo la possibilità di fare anche un mainstreaming trasversale e soprattutto anche degli impatti appunto non solo macro ma anche microeconomici, in modo tale da dare anche delle indicazioni molto chiare, insomma, su quelle che sono, diciamo, le valutazioni che poi le ripercussioni, diciamo, che si avranno poi sui vari settori industriali all'interno naturalmente dell'Unione Europea. Cioè è il backstage rispetto all'esigenza, diciamo, di avere un coordinamento, una compartecipazione alla decisione a livello europeo. Il tema è: le facciamo noi da soli, chi se ne frega se ce lo dicono, oppure Credo di averle risposto, nel senso, io credo che più strutturale il vostro, questo è il punto. Questo è un lavoro, diciamo, che deve essere un lavoro trasversale, deve essere un lavoro che riguarda naturalmente il fatto di riuscire ad armonizzare al meglio quelle che possono essere delle indicazioni strategiche, delle politiche comunitarie. Poi è chiaro che ogni paese, ogni stato poi avrà, diciamo, avrà le proprie modalità, diciamo così, di attuazione. Però è chiaro
che soprattutto se parliamo di temi che impattano, diciamo così, trasversalmente rispetto al modello di industria, di manifattura, diciamo, che noi riconosciamo esserci in Europa, quanto più queste politiche riescono a essere armonizzate, valutate ex ante e quindi poi indirizzate a livello diciamo europeo, tanto più l'efficacia poi nei singoli stati membri si potrà vedere. Ministro, l'ipotesi di incentivi fiscali per le auto nuove è ancora sul tavolo del governo oppure non più? Ma guardi, questa è diciamo, è un'ipotesi che sinceramente non so nemmeno mai se è arrivata, diciamo così, sul tavolo del governo. Sono, diciamo, alcune delle ipotesi che erano circolate, che alle quali io, diciamo, per il momento non ho mai, non era fra le priorità, ecco, diciamo così. E quindi, come voi sapete, c'è un tavolo sull'automotive che sta ragionando su alcuni altri strumenti, diciamo che questa era una delle ipotesi, ma sinceramente non credo che sia mai stato, diciamo, fra i dossier prioritari che avevamo sul tavolo. Sul tavolo del governo invece in queste ore c'è anche tutta la regolamentazione sull'autoriciclaggio, su cui lei si è espressa in passato. La sua giusta soluzione che si sta trovando di inserirlo all'interno della normativa per il rientro dei capitali con una penalizzazione graduale? Il fatto che la voluntary disclosure, diciamo, fosse un pezzo di questo percorso, credo che abbia sempre trovato tutti d'accordo. L'importante appunto era trovare, diciamo, una mediazione, un giusto compromesso, diciamo così, secondo me su una necessità ovvia, sacrosanta e giusta naturalmente anche per quello che riguarda il rientro, ad esempio, dei capitali, nello stesso tempo, diciamo, tenendo anche conto che ci deve essere, diciamo, una gradualità rispetto a quelli che sono, diciamo, una gradualità della pena, diciamo, rispetto all'effettivo danno che, diciamo, dal reato ne consegue. Ecco. Il taglio dell'IRAP è tra le priorità, insomma. Il taglio dell'IRAP è certamente invece una delle cose su cui stiamo, come dire, lavorando alacremente, quindi l'abbiamo già detto. In generale la riduzione del livello di tassazione, la riduzione del cuneo fiscale, quindi la riduzione del livello di tassazione sia, diciamo, lato imprese sia lato dipendenti, l'abbiamo già dimostrato, sono state le prime azioni che il governo ha preso, abbiamo sempre detto che non ci saremmo fermati lì ma avremmo cercato di andare avanti su questa strada. Senta, sul roaming, l'Italia è ferma sull'obiettivo fine 2015, cosa farà a livello di presidenza per, su questo dossier? Dunque, continueremo a lavorare, diciamo, su questo dossier. Come sapete, diciamo, questa parte, questo dossier in particolare, diciamo, seguito e gestito dal sottosegretario Giacomelli, è un tema, diciamo, importante, è un tema naturalmente che sappiamo essere strategico, non faceva parte però, diciamo, ecco, dell'agenda dei lavori di oggi. Grazie. Scusate, grazie, io devo scappare, grazie. Arrivederci.